Eccoci tornati su Ark, come sempre, vi ringrazio per il supporto che state dando alla serie. Allora, per quanto riguarda oggi, abbiamo i Raptor pronti. In realtà ne ho schiusi circa 70, quindi ci è avanzata anche un bel po' di pelle vulcanica e nulla, ci ho fatto tutte le selle, ma in realtà ce ne avanza ancora circa 800, quindi fantastico. E nulla, a parte questo, andremo ad utilizzare i Raptor per provare a fare l'arena in modalità facile, quindi nulla, ci vediamo appena diventa giorno. E ci spostiamo nell'arena. E niente, ragazzi, è arrivato pure Banana. Noi andremo ad utilizzare il T-Rex, che comunque c'ha 80.000 di vita. Mi piace la pozioncina. E nulla, il danno è 500%, non è tantissimo, però comunque abbiamo un bel po' di Raptor su 15, quindi spero possano bastare. Peccato che non mi faccia dal terminale. Che cavolo. Cose strane. Questa magari me la tengo. What? Ho sbagliato artefatti. Non ci credo. Arrivo tra un attimo. Allora, ragazzi, sono tornato indietro e ci abbiamo in realtà 3, 6, 7 artefatti, più lo Skylord che ancora ce lo devo mettere. Per l'arena ci vogliono 6 artefatti, ma in realtà ci manca quello del bruto, quindi cavolo, devo andare a cercare quello. Purtroppo l'arena tocca rimandarla. Se non ricordo male, ci dovrebbe essere una cave praticamente nell'oceano qui. Quindi nulla. Vado a vedere se magari è lì l'artefatto, perché credo sia l'unico che ci manca, praticamente. Più che altro è strano, perché c'è nel senso, per mettere 10 artefatti in gioco, e poi per fare l'arena ce ne vogliono 6. Non lo so. Strano. Allora, ragazzi, ci siamo. Dovremmo essere più o meno nel posto giusto. Ora praticamente nulla. Ci lasciamo cadere giù. Magari mi metto un po' più in alto. Così praticamente scendiamo molto più in profondità velocemente. E nulla, poi ci spugniamo il Baryonyx, visto che è l'unico dino attualmente che possiamo utilizzare per andare sott'acqua. Allora, vediamo un attimo. Eccolo qui, Baryonyx, fantastico. Ma devo mettere soltanto un attimino a bombolata sub. Tu torni qui. E nulla. Aspettiamo un attimo che scende giù. Ma c'è anche un uovo, che cavolo. Senza vedere un cavolo, posso dire che è leggermente preoccupante il tutto. Cioè, non si vede proprio nulla. Ma zero. L'unica cosa positiva è che non si vede un udino, il che è tipo fantastico. Anche perché non è proprio il dino più forte che abbiamo, anzi. Però continuo a dire che è veramente tutto, veramente io. Ma che cavolo. Ma una piantina luminosa o qualcosa, giusto per capire se stiamo vicino al fondale oppure no. What? È cambiata la luminosità. Sarò onesto, non capisco se sto a scendere o sto a salire, cioè è stranissimo. Ma quanto stracavolo è profondo, ma che? Ma non c'è modo tipo. Purtroppo già c'ho le ombre a medio, cioè se le vado a mettere ancora meno. Comunque assurdo, cioè nel senso, ma che cavolo? Se vedo comunque un cavolo. Io spero che stiamo scendendo, ma non è che proprio ci conterei. Più che altro è strano. Cioè, considerate, siamo scesi di 945 metri. Cioè, tra poco arriva in un'altra mappa. Cioè, siamo scesi di 1100 metri. Ma c'è una fine a un certo punto, vero? No, perché comincio ad avere qualche dubbio. Ok, là sotto vedo delle piante. Il cage è positivo, cioè nel senso. Non ci credo, l'abbiamo trovato veramente. Cioè, è pazzesco. Allora, ragazzi, segnatevi le coordinate perché è veramente in fondo al tutto. 67, 88.8, cioè mamma mia. Assurdo. Non ho idea di quanti anni ci metteremo a ritornare su, ma in qualche modo ce l'abbiamo fatto. Ottimo. A verità. Quindi nulla, ci vediamo tra un attimo che ci andiamo a fare l'arena della Broodmother e del gorilla in modalità facile. Ok, allora, forse ce l'abbiamo fatta.
Vediamo un po'. Speriamo che non ci whip perché altrimenti. Mamma mia, quanto è buono. Altrimenti è abbastanza triste come cosa. Allora, eccati gli artefatti. Tra l'altro sono pure in più, cioè nel senso. Non capisco perché metterne di più, però vabbè. Praticamente ci sono 10 artefatti in gioco, ma per fare l'arena ve ne richiede soltanto 6. Cioè, è strano. A parte questo, nulla. Le pozioni già ce le ha. Speriamo bene. Wow, spettacolo! Ma è stata cambiata. Ma in acqua. Attaccano? Quanto danno mi ha fatto sto coso? Sono cattivissimi. Mamma mia, il drop the frame è assurdo. Aia. Però, cavolo. Ma lol. Bella però la nuova arena. Perché l'altra non so se va ricordato o se ci avete giocato. Praticamente c'era una specie di villaggio. Che tra l'altro si vede anche al board mappa della Redwood. No, ma comunque, cavolo, a saperlo, potevamo fare pure in modalità medio, credo. Guardate quanto danno stanno a fare quei Raptor. No, vabbè. Easy, easy. La cassa però non mi ha dato. Scusa, l'element. Raga, non mi hanno dato l'element, cioè, scusate. No, ok. 60 d'element, un po' triste. Infatti ha detto pure banana. Sono cattivissimo. Più che altro siamo bloccati qua dentro per 23 minuti. Non so come dirvelo, raga. Ci hanno chiuso qua dentro per 23 minuti, ma che cavolo. Assurdo. E ora come usciamo? Non so come va a finire. No, vabbè, c'è il muro invisibile, ok. Ma che cavolo. Non so come dirvelo, ma abbiamo un piccolo problema. Cioè, ora mi sa che l'unica è che, insomma, ci facciamo tipo killa. Però se killiamo a questi, poi come ci facciamo killa? Cioè, ora rimaniamo qua dentro veramente per 23 minuti. What? Ok. A parte questo, un po' di element ce l'hanno dato, cioè nel senso. 60 element è un po' poco, secondo me, però. Ehi, meglio di niente. Come Engram, che ci ha sbloccato? Replicator, fondamenta, porte e guanti. Ok. Non penso che tipo qui c'è l'uscita, no, vero? No, però è stranissimo, cioè. Come ha fatto Roberto? Non è che si può utilizzare per respawn, fatemi vedere un attimo. Ma a me non funziona. Ma. Ok. Cioè nel senso. Però se più danno da cadute ce la faccio. Credo. Cioè assurdo comunque. E purtroppo con l'impianto su Scorched Earth non funzionava. Ora praticamente non c'è il cooldown, però non mi fa respawn. Per fortuna ci abbiamo il rampino, c'è assurdo comunque, veramente. Io ve lo dico sempre, io non rompo mai questo gioco, è lui che si rompe da solo, palesemente. A parte questo nulla, ci facciamo un giro e vediamo un attimino se riusciamo a trovare qualcosa di interessante. Quindi nulla, ci vediamo tra poco. Allora, raga, non è esattamente quello che pensavo da domestica oggi, però sto detto, ormai avrei dato 27 livelli in danno. C'è la possibilità comunque che ne pigli 45-50 dopo il taming, quindi male non sarebbe. Ok.
Il torpore sale un po' lentamente, però mi vorrei mettere in una posizione un po' più comoda. Ma sono maschi e femmina, cavolo. Se sono maschi e femmina, però almeno un dei due. O dovrei togliere. O almeno allontanarlo. Che se no più che altro non ce la faccio vedere. Speriamo che ho perso Hug. Sta fermo per favore. Aia. Vorrei evitare che mi muoia il grifone. Allora, con calma, sta fermo un attimino. In realtà credo che più o meno una quindicina di dardi dovrebbero bastare. Vediamo un po'. No, perché in realtà non sarebbe male, cioè nel senso 27 in danno. Se ne piglia altri 13 su 40. Però se ne piglia 23 su 50, cioè nel senso. Allora ci siamo, ultimo colpo. E poi in realtà mi conviene di più aspettare. Sono 7 crocchette, noi ne abbiamo 10, ok, fantastico. Che ho visto? No, vabbè, un mammut. Spero che con questo qui riusciamo a fermare quelli mitici, ma è un po' improbabile la verità. Allora, 5 e 2, 7. Uno a te. Non so se questo qui utilizza la sella. Tra l'altro dorme 50 ore. Cioè, nel senso, non si sveglierà mai più, tipo. Ma che cavolo. Assurdo. Perché non aumenta il taming? Ok. No, ok, va senza sella. 1800 su 1800. È un po' fastidioso il suono, però. Ce la faccio tipo a killa questo? No, mica non ci provo. Preferisco livellarlo prima. No, togli un attimo questo qui dalle mani. Voglio vedere se c'è altri attacchi. Allora, con la C, niente. CTRL, niente. Tasto destro. Non lo so. Ha fatto una specie di morso, però il danno era uguale. Tra l'altro vediamo un attimo se fuoco contro fuoco. Comunque ce lo fa il danno fuoco. Tra l'altro non ho neanche visto quanti livelli ci avesse in danno. Però un attimino, vediamo di mezzo questo. Perché le pozioni le lasciare dentro al T-Rex? Te calmi! Ok, però raccoglie un bel po' di roba. Il danno scala un bel po'. Caspita, 38 in danno da 27. Ma dove caspita ha pigliato questi livelli? No, vabbè. Che sfortuna, cavolo. Però sta roba qui me la piglio. È anche relativamente veloce, cioè tutto sommato non è neanche lentissimo. Tanto quanto XP ci ha dato quello, un cavolo. Però raccoglie un botto. Non male. Chissà se si possono accoppiare. Io ci proverei però a killare su mammut. Tipo attacca e vado all'indietro. Cioè se mi riesce a colpire. C'è anche la riduzione del danno sul fuoco, no? Cioè invece che 300, vabbè, mi ho fatto 3000. Perché è tipo il livello 50. Non male. Là ce n'è un altro, cavolo, 30 livelli in danno. Lo vorrei, la vedo. Allora, eccoci qui. Atterriamo un attimo. Tra l'altro, già che ci sono, visto che praticamente lo faccio prestato a banana. 10 dardi, perché vorrei prendere quello lì che c'ha 30 livelli in danno, no? Ma io avevo letto 124, vabbè. Dopo li crafto e glieli porto.
quindi posso lasciare anche niente, non c'è un cavolo. Però diciamo comunque farmai dinomitici col deathworm quello lì è veramente fattibile. Nel senso, se non sono di livello alto, ci sta. Quindi comunque prendendo quello lì c'ha 30 livelli in danno di partenza. Ora ci è andato male con questo con 27, spero che almeno sto tentativo qui, insomma, prenda qualche livello in danno in più. Cioè se ci abbiamo fortuna e prende 25 livelli, ragazzi, 55 livelli in danno è assurdo, tipo. Peccato per lo spino, che mi piace un casino, però caspita, non riesco a trovare mai uno, c'è assurdo. Vabbè. Allora, più o meno ci siamo. Speriamo che questo fantastico. Cavolo, 12 livelli in vita. Speriamo che non pia livelli in vita, perché sennò veramente è tragica. In teoria, con questi dardi mitici si fa subito. La verità. Poi nulla, tocca semplicemente. Oh, mamma mia. Raga, ma sta a fa cosa? Ecco, evitiamo magari che ci muore il grifone. Che cavolo. Stava a dire. Poi praticamente una volta addomesticato lui, tocca affrontare un po' di dinomitici, ma credo che sia abbastanza fattibile, anche perché io ho fatto pure la sella, quindi ci abbiamo anche la riduzione del danno. Stiamo veramente a posto. Poi abbiamo la mappa che ci ha dato banana da utilizzare. E in realtà vorrei prendere anche un paio di pinguini, quindi abbiamo un po' di roba da fare. Penso di esplorare l'ultimo dardo, poi aspetto. Secondo me ce la facciamo. Vediamo un po'. Dai, dai, dai. Altro pochettino. Guarda come si è fermato, cioè assurdo. Grande così. Piano piano, perché sennò via danno. Allora, di nuovo 7 crocchette. 5, 1 e 2. Questo qui a te. E non aspettiamo un attimino che mangi. Non capisco però il temel per se sta funzionando oppure no. Dite che sta funzionando. Ma capì. Allora, dimmi che hai preso un po' di livelli. 40 in danno, cioè mamma mia però che sfortuna. Cioè nel senso partiva da 30. Ne ha presi 10 in danno. Però prima o poi pure ce la facciamo. Allora, già che c'è su, ma mangio un attimino Sargentavis. Anche perché devo ridare i dardi a banana. A parte che Roberto ce l'ha tipo 8 miliardi di pozioni mitiche e 700.000 d'arte, però. Magari gli do le pozioni dell'Expo. Che in realtà sono più utili anche semplicemente per il livello di no. Voglio andare a recuperare quel drop rosso, che se riuscissi a trovare un grinder prima o poi non sarebbe male. Comunque ci sta, cioè nel senso, se lo trovate di livello alto il deathworm in realtà c'ha un sacco di vita, c'ha un buon danno, ci sta. C'è un livellino, aumenta la tempra. Che livello stiamo? 88. Caspita, me ne manca uno. Fa, come si chiama? Mi sfugge il nome. Il forno industriale. Così possiamo fare le bevande curative a velocità della luce. E stiamo a posto, no? Perché poi con quelle si fanno le pozioni che refullano i dino. Non riesco a vedere questo drop. No, non ne vale la pena. Mangiamo un attimino. La mappa vorrei capire dove si trova, però. Datemi giusto un attimo. Che visto ci ha dato, no? Ok, ma se tipo faccio così? Niente, purtroppo quando sale sui dini scompare. Vabbè, andiamo in quella direzione. Vediamo un attimino, magari troviamo qualcosa di utile, no? Più che altro non lo so. C'è anche un long neck bello e fatto, non sarebbe male. Cioè, nel senso, questo non è male. Però, appena abbiamo l'anchilo mitico, che quello dovrebbe raccogliere un botto in più, ci facciamo il long neck, quello che ci abbiamo progetto, 480% di danno, con la pozione del craft, e a quel punto poi ci esce cappato con 700% di danno, e lì, tanta roba. Non che ci serva, perché comunque
Rispetto a quando abbiamo giocato sta mod con i dino al 600, col livello 150 è molto più semplice, però. Comunque poi per i dino, diciamo, demonic, eccetera, forse un attimino meglio. Soprattutto per quelli che volano più che altro, tipo il drago, che va a destra e a sinistra, è tragica, a dir poco. Allora, mappa proprio qua davanti, ok. Credo sia vicino al drop già là, verità. Vediamo un po'. Tanto c'è qualcosa di bello qua dentro? No. Ottimo. Allora, mappa, mappa. 32 metri. Quindi è proprio qui. Ma vedete voi. Ah, ci stavo proprio sopra. Grazie al cavolo. Vediamo un po'. Ah, sella del tiracoleo. Fantastica. Peccato però che non sono moddate. A parte questo nulla, ci spostiamo un attimo all'iceberg dei pinguini. Vediamo un attimo se ce n'è magari qualcuno idro del livello alto. Così ce li facciamo accoppiare. Ci abbiamo anche la farm di polimero direttamente a casa, no? Ci può stare. Allora, vediamo un attimino. Pinguino idro livello 60. Cioè, non dico che voglio pigliare del livello incredibile, però, insomma. D'un livello abbastanza buono, sì. Più che altro perché così, diciamo, è un attimino più semplice, che nel frattempo che crescono, arrivano al 10% e mangiano da mangiatoi. No, bellissimo quello. Peccato per i livelli, cioè 16 in danno è abbastanza triste. Qua ce n'era un altro che è stato mangiato da non si sa cosa. Cioè, se è morto dai piranha è incredibile. A parte che ce ne sono un casino. A parte che sono pure addomesticabili, ma che cavolo? Ok. E niente, raga, purtroppo i pinguini. Cioè, ci sono. Ma di idro livello alto purtroppo no. Quindi nulla, per il momento ci fermiamo qui. Abbiamo comunque affrontato l'arena in modalità facile. È stato abbastanza incredibile, cioè, nel senso, i Raptor se la sono magnata tipo easy a Brood Mother. Poi è stato strano perché siamo rimasti chiusi dentro, ma a parte questo, diciamo che si è risolto in qualche modo. In più abbiamo comunque addomesticato due Deathworm che ci saranno veramente tanto utili per quanto riguarda il farm dei dinomitici, visto che comunque 3000 di danno non è male, poi ovviamente livellandoli spero arrivino a 5000. A parte questo nulla, spero che comunque questo video vi sia piaciuto, se è così mi raccomando iscrivetevi, lasciate un commento, mi piace e ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao ciao belli!